Tornano a rivivere le opere e le serigrafie di Massimo Dolcini con pesaro 2024 all'interno del progetto Archivi Ubiqui attraverso dei laboratori gratuiti che si svolgeranno fino al 21 agosto lungo corso 11 settembre e in caso di pioggia all'interno della Pescheria, un'iniziativa che riporta a Dolcini la sua arte tra la gente, soprattutto tra i ragazzi come ci racconta la sua storica compagna che l'ha affiancato durante quasi tutto il suo percorso artistico. Massimo Dolcini eh, come appunto approccio con la città nel suo modo è stato inserito nel, nel bando di candidatura di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, e, mh, sotto un macro argomento che è archivi ubiqui. Quindi eh, finalizzando questo, questo argomento ci è stato proposto... C è stato proposto questo spazio che è l'edicola, ma poi noi abbiamo ragionato e abbiamo voluto far uscire proprio Massimo Dolcini dai suoi manifesti con una vera operazione di street art, restituendo i disegni di Dolcini dai manifesti alla strada, quindi in un linguaggio nuovo rispetto a quello degli anni Ottanta. E che potesse dialogare sia con chi lo ha conosciuto, ma soprattutto con le nuove generazioni eh, che si sono molto appassionate a, a, questa, a questa iconografia. Parallelamente, abbiamo mh, istituito dei, dei laboratori di serigrafia proprio perché Dolcini, negli anni della collaborazione con il Comune di Pesaro, con i suoi manifesti più famosi, eh, stampava in serigrafia che era. Diciamo legato un po' alla pop art, legato a delle caratteristiche tecniche che lui ricercava e anche una tiratura abbastanza limitata, perché i manifesti erano 100-150 al massimo e avevano una resa fortissima: il segno serigrafico è un segno inconfondibile. Questa tecnica che si allontana sempre di più dal digitale, quindi. Dall'epoca in cui tutto può essere fatto e rifatto cento volte noi invece siamo tornati come dire, alle origini e con, una, con laboratori estremamente materici e che hanno riscosso un grandissimo successo partecipativo. Quindi questa piazza che sta diventando una piazza in questi giorni e invece prima era un, semplicemente una, un transito, e in questi giorni si è trasformata una vera piazza della cultura e quindi insomma, il nostro obiettivo è stato anche raggiunto. Laboratori che hanno attirato tantissimi pesaresi e non solo, finendo in breve tempo gli slot disponibili andando sold out. Tuttavia, c'è ancora una possibilità per partecipare a quest'ultimi ed un grande finale, tutto da vivere. I laboratori sono gratuiti, intanto, noi mettiamo la carta. E da casa si può portare quello che si vuole, una t-shirt, uno strofinaccio, una cartolina, una copertina di un libro, insomma qualunque cosa perché la stampa serigrafica va sopra qualsiasi supporto.